Mi chiamo Giulio Stoppani, ho 43 anni, faccio l'impiegato di professione a tempo pieno, però questo hobby da sempre praticamente, dall'età di 17 anni, di 16-17 anni, continuo a portarlo avanti, mi ritaglio le ore libere, insomma, di sera, quando posso, nel fine settimana, e ho scelto una tecnica casualmente, però molto, che ritengo molto particolare, che è quella del puntiglismo. Sono nato a Milano, vivo a Caronno da un paio d'anni, sarò ne, insomma, diciamo che questa è la mia zona di riferimento da sempre. Quindi, e niente, questa passione che è nata al liceo scientifico a Saronno è stata scoperta dal mio professore che mi ha chiesto di fare un'opera un po' diversa dal solito, utilizzando invece che la solita, come si può dire, strascinatura dello strumento, il punto. È una tecnica veramente particolare che bisogna provare a sperimentarla per capirla. Si perde veramente la cognizione dello spazio e del tempo perché gli spazi sono quelli che non si è abituati a considerare nella vita normale, cioè l'incredibilmente piccolo. Io uso uno strumento che ha un decimo di millimetro di diametro e quindi è necessario fare i conti con l'infinitesimamente piccolo, chiedo scusa. Quindi il tempo altrettanto viene completamente dilatato perché i miei lavori mediamente portano via dalle 200 alle 350 ore, quindi dipende dall'intensità dello scuro perché è tutto lì alla fine, quanti punti devo posizionare sul foglio. Ho trovato una bellissima opportunità perché, come si può dire, l'immobile è bellissimo, è stato ristrutturato da poco, mi piaceva molto il loro discorso, insomma, artistico, un'occasione che non mi sono lasciato scappare, insomma. Sì. Aperto settimana scorsa, sabato scorso, inaugurata. Questa è la seconda settimana e ci sarà in replica la prossima settimana. Mi piacerebbe fare a Saronno perché insomma anche la visibilità di Saronno non è male, poi quello che viene è benvenuto, insomma. Ciascun disegno ha una lente, come si può dire, in allegato che può essere utilizzata per vedere effettivamente il dettaglio, perché di solito il quadro si vede da 1 metro, 2 metri di distanza, il mio per capirlo a pieno occorre andare a vederlo direttamente. A pochi centimetri di distanza, con una lente ancora meglio, quindi è per questo che l'ho messa una. È questione di calibro, nel senso che io utilizzo lo 01, però a questo punto si potrebbe traslare il discorso ampliando un pochino il calibro per portarlo su delle dimensioni un pochino più considerevoli, anzi, anche delle applicazioni molto grosse, tipo so, calibro di 2 centimetri potrebbe essere un'idea. Comunque io in programma ho qualcosa di un pochino più grosso come dimensione. Riempiendo il mio rapidografo con un inchiostro che non è nero, posso a questo punto ricreare un bicolore, bitricolore, ed è un'idea che effettivamente ho da qualche tempo e piacerebbe realizzare.